Su Petralia Soprana non è differente da quello che sta accadendo sulle Madonie, è un po' in tutto il mondo. Questo periodo di Covid è chiaro che ha cambiato tante cose, soprattutto ha sconvolto quelli che erano i programmi di una stagione turistica che purtroppo per 3 mesi si è fermata e per gli altri mesi è stata in qualche modo recuperata. Adesso la necessità è quella di proseguire, tenendo sempre conto di quelli che saranno i prossimi risvolti. Però questo non ci impedisce di pensare a una continuità, pensare a un futuro che abbiamo ripensato in questi 3 mesi di fermo a distanza con Ileana, quando non ci potevamo vedere, e che ci ha portato a fare delle riflessioni. Sì, l'idea, dice bene Giovanna, è proprio quella di riuscire a adesso destagionalizzare il turismo, quindi riuscire in qualche maniera a coprire quei mesi che solitamente, insomma, sono tradizionalmente sulle Madonie, sono dei mesi vuoti, e cercando appunto di creare dei contenitori culturali che possano effettivamente attirare gente, diciamo, ci auguriamo che non continui a essere soltanto un turismo di prossimità, seppur questi mesi estivi, diciamo, sono stati comunque benedetti, però ci auguriamo che invece i prossimi mesi possano nuovamente tornare ad aprirsi a un turismo italiano, europeo, insomma, di altra provenienza. I programmi che abbiamo, i progetti che abbiamo hanno sempre come tema di fondo la promozione del territorio, quindi nell'andare a proporre degli eventi culturali a 360 gradi, in qualche maniera il fil rouge è sempre la promozione del territorio e le peculiarità del territorio di conseguenza. Beh, i progetti sono quelli di usare intanto le risorse che ci sono e di non dover andare a cercare altrove o altre cose. In realtà sulle Madonie c'è tutto. C'è tutto e su questo tutto si può fare tanto e si può veramente lavorare, dalla cultura in senso stretto, quindi i libri, la letteratura, l'enogastronomia, le eccellenze riferite ai beni culturali, ad esempio quelli magari che in questo momento vengono usati meno. Quindi in un territorio dove c'è tutto, c'è soltanto da fare una cosa, da riorganizzare questi beni e metterli in un sistema, in una rete di rassegne, in collaborazione anche con gli altri attrattori del territorio. E questa credo che sia la carta vincente, con tanti piccoli eventi, ma che rappresentano poi una continuità.